Buongiorno. Come? Ci sono appena svegliati a casa di mia sorella. Oddio. Ati. Ani, che sta in pigiama! Lo sapevo che diceva così. Ieri sera ci sono visti un film che alla fine ho finito io di guardare, vero amore? Io sono andati tutti a dormire a russare. Però era carino, eh? Non era molto commedia. 10 Years. Su? Non è Netflix, come si chiama Giordano quel programma in TV? Now TV, non è più Netflix. E niente, quindi sono già mezzogiorno e ci pesa, insomma, a mangiare. Abbiamo fatto colazione adesso. E niente, ci vediamo dopo, semmai. Oh, mamma mia, quanto sei gigante la testa. Comunque i tuoi capelli, cioè, anche se dormi non si spostano mai, ma com'è? Ergelle, proprio. Toccategli tutto, ma non i capelli. Vero amore? Sì, Giordano, tu non puoi capire, cioè. Dopo le partite, dopo si è fatto la doccia, comunque deve avere il gel in testa. Oh. Sì, è vero, oppure quando c'hai le partite, mette sempre il gel. Che io dico, cioè, poi se piove ti casca tutto, ti bruciano l'occhio, vediamo? Non ti brucia. Non è vero niente. Ma sì. No, è vero, è vero. Oh, ma tu l'hai visto allora sì o no? Voglio vedere l'ultima puntata. Ah sì, io l'ultima puntata non l'ho vista. C'è Ma tu non sei l'ottava stagione non l'hai vista? No. Noi dobbiamo vedere l'ultima. Cioè, io l'ho vista e sono rimasta sconvolta. Ma stai parlando col video ancora, sei matta! E il Dennis deve guardare, sì. Ma è solo a Natale il video! È matta! Dei bambi zombie. Bambi zombie. Ma che cazzo? Subito. Ti solo da mangiare, guarda comunque. Cioè. Abbiamo avuto la brillante idea di venire qui al Castel Romano perché dobbiamo cambiare le scarpe di mio padre, quindi vado a fare altri giri e non c'è un'anima viva e guardate in che stato stiamo. Cioè, sono tipo alle 7, ci siamo alzati come avevo previsto alle 5 da casa di Ati. L'avevo previsto che alle 5 se ne andavamo. Allora, siamo arrivati finalmente, sono arrivata a casa vagabonda e ho voglia di mangiarmi questo. Sono i tortellini al prosciutto crudo. Poi lo metto un po' col sugo pomodoro, mentre mia madre è bloccata col mal di schiena. E dopo faccio vedere che cosa ho preso i regalini per due bimbe. No, un bimbo e una bimba. Allora, sono pronta ad uscire. Last minute, insomma, e con Kit Kat e Lalla, oltre che mi è venuto pure un piccolo herpes, quindi niente, questa, cioè, veramente vestita da casa, quello che ho preso per una bimba, un po' carina, della Gap, questo è per l'altro bimbetto. Eccole, finalmente sono uscita con loro. Un po' buio, ci troviamo qui dove stiamo? A Montmartre. Oddio, Montmartre. Ma vedi che hai preso tu? Ho preso la pizza al radicchio, un po' dei fagiolini e mozzarella. E la video Budapest. Lalla è quella spiegando più carboidrosa. Io pure, non è che scherzo, cioè, ho preso poco, però un po' di tutto. Ultimamente sto con mia cugina Lovano. Adesso mangiamo, ci vediamo dopo. Ragazzi, stiamo al secondo piatto, aiuto! Ci troviamo in bagno, che stanno a fare i selfie su questo specchio. E siamo veramente piene, per non dire forse Kit Kat un po' andata, perché si è bevuta pure la mia, perché ti sei bevuto pure il mio. Io non l'ho finito, è una meraviglia. Guarda quanto sono larghi sti pantaloni, ti credo che non sto male come voi. Molto vintage, cugina. E mo non sappiamo dove andare, non so dove andiamo. Comunque i miei capelli ce sono in bilancio qua in Italia. Alla fine stiamo tornando a casuccia. Ci accompagna la Lallona, ma non si vede un cazzo. Cioè. Sinistra. La Lallona, ecco. Ci accompagna lei. La nostra driver. Sì. La nostra driver. Allora, siamo qui e ci siamo fatte la foto nell'alberello. Volevo farvi vedere. Buone feste con la chiesa.
e via l'Europa senza luci quest'anno, però vabbè. Vabbè, c'è Lalla, bacino. Pure tu bacino? Bacino tutte e due, sì, perché mo no, se ne stanno andando. Che Lalla ci ha accompagnato a casa. Cioè, no, mi avete accompagnato a casa. E quindi niente, quando ci vediamo? Boh, lo vediamo. Quando ci si libera. Sicuramente dopo Capodanno ormai, ragazzi. Eh sì. Oddio, è come se ci vediamo il prossimo anno, in poche parole. Oh my god. Cioè, io dico, ci vediamo il prossimo anno. Tra un po'. Tra un po'. Hai fatto il video all'albero? Sì, l'ho fatto. Quest'anno è decente, cioè l'altro anno faceva proprio cagare. Guarda, vedete come siete. Davanti alla fotocamera impazziscono. Non volete niente. Eccoci, amore, saluta. Allora, stiamo andando a ripescare tutte le persone che devono venire a pranzo. Insomma, andiamo a pranzo tutti insieme, cugini, amici, bla bla bla. E a pranzo dove? Ancora non si sa, perché dobbiamo decidere tra due ristoranti, di cui uno è la Romanella. Romanella, non andate pure dentro Romanella. Perché pure Alessia stava dicendo che ci aveva mangiato ed era abbastanza buono. Ma non ho capito che c'è da mangiare lì, sinceramente, la Romanella. E perché Dani si è organizzato, ragazzi, quindi vi dico, cioè stamattina ho detto hai avvisato Alessia, no, quindi l'ho dovuta richiamare. Carine ste case. E quindi niente, ora stiamo a ripescare tutti e dopo ci sarà Eli. Oggi mi sono truccata un po'. E poi qui l'herpes, vabbè, sembra che ho smocciolato, ragazzi, cioè non lo so. E i capelli, siccome erano incasinati, che avevo fatto il cipollotto, vi ho dovuto un po' arricciare perché da lisci, cioè sembravano tipo spaghetti, tutti così. E quindi niente, ho dovuto fare un po' ricci, anche se ho fatti un po' a cacchio, però sono un po' mossi. E niente, Princess mi ha dato i cioccolatini Ferrero Rocher, tanto per ingrassare. Comunque ieri, ragazzi, avevo detto che mangiavo poco, ma ho mangiato come una scrofa. E niente, cioè pure oggi si rimangia. Io sto a tocchi proprio, cioè tra un po' non mi c'entra più la roba. E niente, quindi che altro vi devo dire? Oh, un gatto nero. E amore, tu che hai fatto ieri? Dormito? Com'è andata a pranzo ieri? Dove avete mangiato? Sono di Dadano. Ah, vabbè. Che avete mangiato là? Pesce buono. Altro di pesce. Io volevo il sushi in verità oggi, solo che a Patrick non gli piace il sushi. Vabbè, pazienza. E niente, dai, ci vediamo dopo. Sì. Amore. Guarda la chi c'è, la piccolina. Ehi lì. Guardi sempre diventa la telecamera. E che si mangia. Guardala come ride. Guardala come ride. Ciao che rida. Guarda che buono. Questo è sempre il solito, guarda. Come si chiama tuo fratello? Dì un po' qualcosa. Se guarda il vlog. Se magna? Se magna? Raga, abbiamo tipo giocato 60 gratta e vinci, doppia sfida miliardaria, miliardario da 20. 60 euro buttati così, oh. Manco la fraschetta. E mo stanno a grattarli. Guarda, non ti sono impegnati, oh. Impegnati, eh? Focalizza. Guarda pure Patrick, molto silenzioso da vecchietto con le sigarette vicine. Niente? Mannaggia. Qui invece qualcuno fa gli squat con zia Alessia. Volevi controllare magari? Amore. Io ho detto, da un via all'altro attaccato. Salute Nina. Ciao Nina. Ciao amore. Che poi quando vediamo i video del prossimo anno. Ancora un po' quanto hanno speso. Allora, ragazzi, ho preparato i panini e sto aspettando Dennis e Christian che vengono a prendermi. E poi andremo con i mezzi allo stadio olimpico, perché oggi andiamo a vedere la partita della Roma. E niente, sempre più raffreddata. Allora, in pratica, ragazzi, che è successo? Ho portato la fotocamera. Ciao, saluta Gri. Ho portato la fotocamera, ma mi sono resa conto che forse allo stadio non me lo facevano entrare, non mi tiravano davanti. E quindi niente, l'ho lasciata a mio padre alla stazione. Adesso siamo qui
perché le fermate sono pienissime, stiamo direttamente al capolinea, per arrivare allo stadio abbiamo un'ora sola. Un'ora? Qui non fa tanto freddo, No. Raga, mi hanno fatto buttare tutto, tranne le patatine, tutto bottiglie, già lo sapevo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, incredibile. Non è sfal prezioso? Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati mezz'ora? No, un quarto d'ora prima alla fine, abbiamo fatto tutto il giro dello stadio perché non sapevamo dove era la curva nostra. Quindi mo stiamo aspettando che si riempie. 24, Alessandro! 20, Federico! 44, Costas! 11, Alexander! 7, Lorenzo! Simbolo e capitano, numero 16, Daniele! Numero 4, Roger! Numero 8, Diego! 14, Patrick! Numero 9, Hadi! Noi siamo là! A disposizione numero 18 Lomont, numero 28 Skorupski, numero 5 Jesus, numero 6 Strootman, numero 15 Moreno, numero 17 Unner, numero 21 Gonalon, numero 25 Perez, numero 30 Gerson, numero 33 Palmieri, numero 48 Antonucci, numero 92 El Shaarawy, allenatore Eusebio! Freddo, finita, siamo arrivati, siamo vicino a casa già, abbiamo preso i mezzi, sembra più veloce il ritorno che l'andata. Esatto, perché l'andata secondo me è sempre così. No amore, qua attraversiamo e niente, quindi vi saluto qua, finisco il vlog qui perché domani è capodanno, quindi si farà un video a parte, ci vediamo domani e questo è il penultimo vlog dell'anno.